Diretta purtroppo non c'è stato niente da fare, dobbiamo registrare il nostro incontro qua a Sala Comacina. Salutiamo i nostri amici come sempre che ci hanno permesso di arrivare fin qua e a vedere anche la bellezza di questo bellissimo borgo, centro lago. Siamo in Tremezzina praticamente, di fronte a noi c'è l'isola Comacina, non abbiamo quasi Tremezzina, il sindaco fuori dalla Tremezzina, sì, ma quasi. Allora, intanto buongiorno, è registrato il nostro video, ma la bellezza è immutata. L'isola Comacina, le barche, i pontili, insomma, ci facciamo raccontare da Roberto Greppi, il sindaco, la bellezza di questo borgo dove c'è un ristorante storico che poi lo presentiamo. Ciao, Marco, sindaco. Grazie. Scusa, purtroppo i collegamenti a volte vanno, a volte vengono, però vabbè, la bellezza rimane. Grazie mille. Siamo appunto a Sala Comacina, di fronte alla stupenda isola Comacina che porta il nostro nome ma non fa parte del nostro territorio. Però facciamo un cenno storico. Vedete tutti questi pontili? Perché ci sono? Perché storicamente da qui c'è sempre stato il collegamento all'isola Comacina attraverso i barcaioli, quelli che erano i barcaioli. Noi abbiamo adesso, c'è la nostra boat service che è da anni e anni che è sul nostro territorio. Angelo e Marco, Angelo, vero? Angelo e Marco, esatto. Che li saluto, esatto. Mi hanno portato anche più di una mattina a vedere la bellezza dell'isola Comacina. L'isola in sé credo non abbia bisogno di nessun presentazione. Poche settimane fa c'è stato l'incendio dell'isola, la festa anche religiosa. Esatto, che è anche festa nostra, perché comunque è organizzata da Tremezzina, ma in collaborazione con i comuni limitrofi. Ma di chi è l'isola? L'isola territorialmente fa parte del comune di Tremezzina, ma la proprietà è dell'Accademia di Brera, è un discorso un po' complicato. Però nessuno lo sa, ma forse l'isola era di un sindaco di Sala Comacina, poi donata al re del Belgio per i fatti storici. Com'è la situazione dell'isola oggi? È così, purtroppo è chiusa, ma questi sono problemi che hanno, certo, che esulano altri comuni, esatto. Non è nostro. È uno spettacolo, Roberto, sì, è uno spettacolo. Voi qui tra l'altro avete anche un bellissimo lido, esatto, il nostro lido, perché lì è bello, è bellissimo, io sono stato anche l'anno scorso, spazio per i bimbi, c'è la Proloco. Esatto, per noi è la Proloco, per chi è la Proloco, poi non è più la Proloco ma è il lido di Sala Comacina, perché... Sì, tutti la chiamano la Proloco, esatto, perché, per noi sì, perché sì, è un punto di riferimento di tutti del paese. Del paese. Sentiamo anche la tua vice, la bellezza di questo borgo, ecco, poi la cosa bella. Si commenta da sola, ripeti ancora il tuo nome. Maria Teresa, ecco, dicevo, questo è un punto veramente storico, sì, no, di Sala. È anche poi un punto di aggregazione, perché alla fine, come vedi qua, c'è la banchetta di valle, la gente è sempre qua, arriva la sera, si mette qui, se la racconta. Prima guardavamo anche i turisti che tornavano dall'isola ed era anche divertente quando tornavano dalla cena. Manca un po', però ci accontentiamo di tutto quello che ci passa da queste parti. Beh, però c'è tanta roba, scusami Maria Teresa, tantissima. Cioè diciamo che Sala è, ecco, regina a parte, ma questo è un problema che... Però anche qui, devo dire, avete mantenuto praticamente tutto, la bellezza, cioè... È un borgo che è rimasto tutto. Poi al di sotto della strada, per cui non è rumoroso, ci vivi bene, i bimbi corrono avanti e indietro in strada bassa, come dicono. Quanti i residenti? Sì, 466. Quindi 466, diciamo che è uno dei paesi abbastanza piccoli, no? Siamo un paese piccolo, ma piccolo. Che fortunatamente avere, logicamente, 466 residenti. Poi a livello estivo, beh, adesso siamo... Esatto, dopo si cresce enormemente, no? Perché comunque abbiamo tantissime seconde case, abbiamo, non voglio fare pubblicità gratuita, però abbiamo il nuovo hotel Musa che è da un paio d'anni. Sono venuto da Robert, esatto. E da... Matteo e Robert. Li ho conosciuti, incontrati più volte, devo dire che hanno un hotel di grandissima qualità, esatto. Ed è nel comune di Sala. È nel comune di Sala, tra l'altro è in una parte bellissima perché dove c'è l'approdo del battello, ma che va verso la nostra spiaggetta, che è un'altra chicca del nostro paese. La vogliamo vedere? Se oppure vuoi ti porto. Facciamola vedere, ma intanto poi facciamo vedere anche magari questo signore, perché ecco, qui siamo
in Piazza Matteotti, a Sala. Esatto, esatto, dove c'è il ristorante La Tirrindana, un ristorante storico, nonché molto famoso su tutto il lago, dove abbiamo lui è il proprietario. Lui è in pensione. Proprietario in pensione, però a Tassechi, insomma. Perché ci sono i figli e la moglie. La Tirrindana, che è questo, è un locale, come diceva il sindaco, storico. 33 anni. Insomma, e quanta gente hai visto in questi 33 anni? Tanta. E ultimamente un sacco di persone famose, passatevi anche la Taylor Swift, no, giusto? Esatto. Si è fermata qui Taylor Swift, sì. Giusto? Ha cenato. Possiamo chiederti che cosa ha mangiato? Non lo so, bisogna chiedere al mio figlio. Ah, ok, va bene. Comunque si è fermata. Okay. L'hai riconosciuta? L'ha conosciuta tuo figlio. Okay, i famosi ravioli al limone della Patrizia. Ecco, spiegale tu appunto, perché questa è una tradizione. Non chiedermi. No, non ti chiedo sopra. È famosissimo, cioè i ravioli della Patrizia sono famosissimi tutto il mondo. Esatto. Che arriva la gente dall'America. E poi vengono dall'America, sindaco, esatto. E vengono qui nel centro di Sala, esatto, chissà esatto, poi esatto. Perché. Dati una spiegazione. Guardiamoci intorno. Quando io dico che è il paese più bello del lago, non è che mentono. Il tuo collega di San Siro stamattina mi ha detto che lì è la Portofino del lago. Ognuno... Allora qua, se ce la vogliamo giocare, forse... Ve la giocate. La bellezza del nostro porticciolo è che è unico, nel senso facciamolo che vedere. Aspetta che lo facciamo rivedere ancora. Dai, poi andiamo alla spiaggetta. Quando c'è vento, brevaccia, chiamala come vuoi, qui è sempre a riparo. No? Ok, che è questo, giusto, il porticciolo di Sala. Esatto. Molto ambito, però i posti sono full. Esatto. Questo quindi è il centro nevralgico, il cuore di Sala Comacina, la bellezza. Si commenta, cioè non è che c'è da dire chissà che cosa. Abbiamo avuto qua, è natura. Esattamente, è natura. Questo è bellissimo. E allora, a questo punto, vedendo di fronte a noi l'isola, come abbiamo detto, i problemi dell'isola, vabbè, che poi non riguarda. Qui ci sono i barcaioli che salutiamo perché fanno un servizio davvero molto molto importante. E adesso andiamo a vedere quello che dicevate voi, la spiaggetta, per chiudere il nostro tour qui nel centro, che è rimasto nel borgo, brava Maria Teresa, è rimasto identico, vero? Identico. Sono degli angoli che non tutti conoscono, perché logicamente purtroppo siamo quasi più conosciuti per la strada, no? Perché qua è sempre... Ai noi, l'ho visto anch'io prima, esatto. Ho avuto anch'io qualche problema, esatto. In effetti. Però in verità questa via, che per noi è la valle, perché qua una volta correva la valle, purtroppo corre ancora. Qui devo dire che qualche anno fa ho visto che c'è stato un po' di danni. No, anche lo scorso 7 luglio è successo. E questa è la piazzetta? Questa è quello che è la valle, poi da qui si va. Okay. Si va avanti e dopo andiamo nel borgo. Ok. Mi fido di voi, vi seguo. Sì, siamo proprio nel nucleo storico di Sala Comacina. Sì. Quella è la regina, esatto, che è già meno poetica. Esatto. Ma non la guardiamo. Non la guardiamo, Maria Teresa, e guardiamo invece. Ci sono tante persone che dicono, non sapevo neanche che esistesse questa parte bassa, no? È vero, perché passano questa la conoscono alto. Solo. Ecco, come si chiamano i cittadini di Sala? Salesi. Ok, perfetto. No, lo volevo dire, ma non volevo dire un'eresia, sindaco. Dico un'altra cosa, che adesso ci saranno ad agosto. Che bello, a però Sala, ragazzi, sì, però sì, è bello. Però, cioè, ecco, allora, questi sono i paesi del lago. Qua c'è una... Ci sono stato in questa bottega storica, ma c'è ancora? Sì. È ancora aperto? Sì. Allora, questo è un bar storico, amici. Oggi è giovedì, è chiuso. È un bar storico. Che tra l'altro, anche quando c'è stata l'alluvione nel 2021, ero venuto, colpito pesantemente. Che magicamente, non so come, Massimo è riuscito a sopravvivere in questi anni, passando dal Covid. Una sua caratteristica, tu vieni qua alle 6, sono qua tutti con le sedie fuori, aperitivi, è una cosa particolare. Orca miseria, se lo sapevo non venivo il giovedì, venivo un altro giorno. Lo so, e vabbè, pazienza. Ecco, questo è Sala, signori, questa è la meraviglia, è il bellissima, la bellissima. Abbiamo anche il battello che è passato, sindaco, devo dire che veramente abbiamo
Abbiamo visto anche questo bellissimo borgo, grazie di avercelo mostrato, è splendido davvero. Ognuno di questi paesi qua ha qualcosa di bello da far vedere e voi lo avete confermato. Quindi questa è la spiaggetta, quindi, spiaggetta libera per tutti, vero? Sì, sì, tutti? Libera. Ok. Dove si può, l'acqua sì. È balneare, l'acqua sì, è sì, pulita, sì. È comunque grande. Bah, che bello. È proprio. Aspetta, spostiamoci qua vicino, ecco, così almeno perfetto. E là il Musa. Il Musa è là, esatto, quello è il Musa, esatto. E questa è la passeggiata lago. Esatto, e questa è la spiaggetta, la bellissima spiaggetta di Sala Comacina. C'è là proprio la spiaggia, c'è la sabbia, sì, scusami. Sì, 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 c'è proprio la sabbia, facciamo vedere. È sabbia vera. Va bene, sabbia vera, ve la faccio vedere. Sabbia come al mare, come essere al mare, assolutamente sì. Va bene, pochi ma bello, vediamo, grazie, sindaco, perché, grazie, grazie. Perché è un impatto assolutamente bello, quindi io credo che anche chi ci vede in differita, vabbè, ma non cambia nulla il fatto della diretta, il problema la cosa bella a far vedere è la bellezza. Qui, guardate, qua è rimasto come tanti anni fa, poi purtroppo il maltempo, certo, come avete detto, qualche danno ve lo ha fatto, però io credo che è impagabile, che è impagabile. È passato l'Orione da poco, c'è il Musa appunto lì davanti, c'è tanta roba, insomma. Dimmi, sindaco. In questa parte qua ci sono le nostre ville, la famosa Villa Molli, che adesso hanno fatto la 2, dove quando è arrivata la Belen c'erano i paparazzi piazzati anche qui che fotografavano. Beh, insomma, Belen è vero, è venuto qualche anno fa, Taylor Swift è venuta adesso. Sì, ma è passata un sacco di gente dal Federico in Pirlindana. Loro sono discretissimi, per cui chiunque arriva non lo dico. Sì, perché poi in effetti esatto, lo sanno sempre dopo. I giornalisti lo sanno dopo, meglio non dire adesso, l'abbiamo. No, è un po' la caratteristica anche del paese, no? La descrizione del paese. Certo che se si fosse sparsa la voce che arrivava Taylor Swift diventava un casino. No. Cioè, esatto. Però. Meglio dirlo dopo, meglio esatto. Dirlo dopo. Allora, grazie Maria Teresa, grazie Roberto, abbiamo fatto come con tutti i vostri colleghi due passi in giro per vedere in questo caso la bellezza di Sala Comacina, che mi ricorda molto Colonno, sono stato lì settimana scorsa, cioè è molto molto simili questi paesi e... il mio amico esatto. Sindaco di Vendola, esatto. Ci sentiamo tutti i giorni, no. Però tra Sala e Colonno c'è una rivalità storica, no, poi, però paesaggisticamente sono simili. C'è rivalità storica? Non lo Sala sapevo, Colonno, l'ho detto, l'ho buttata, una contraddizione, ma l'ho proprio, buttata lì così, giuro, non, abbiamo, no, abbiamo no ma era una battuta, no, ci mancherebbe, infatti, penso che il sindaco di Colonno e io, anzi, ci sentiamo tutti i giorni, quindi non è quello. A differenza di prima c'è molta più collaborazione, no? Cioè, cosa. Però tanto è vero che da più di 20 anni, 30 anni che abbiamo la parrocchia insieme, l'unica parrocchia. Colonno e Sala Colonno assieme. Sala, sì. Però ecco, quello che volevo sottolineare, lo facciamo da qui con un po' di discrezione ovviamente, visto che sono tanti bambini, ecco questa bella cosa, per i bimbi è un'occasione bellissima, è uno svago importante, la spiaggia come avete visto proprio con sabbia e poi il fatto di poter accedere al lago così tranquillamente è un bellissimo sfogo, bello, 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 bello. E poi ecco questa cosa bella, peccato che oggi non è aperto, ma Massimo con il suo bar, credo che, ecco, forse è l'unico esempio in tutta la provincia di Como, azzardo, di sopravvivenza a tutto, è andato avanti, è sopravvissuto ai centri commerciali, alle altre attività, al Covid, è passato a tutto e guardate un po', in questo centro nevralgico, cos'è? Un nido di rondini, tutti gli anni. Ah, un nido di rondini, ah. Ci sono dentro le rondini, Maria Teresa? Adesso saranno andate perché, però sono tutti gli anni arrivano qui. Qui sotto? Sì. Perfetto, abbiamo visto anche il nido di rondini e grazie davvero. Se ci sono le rondini. Se ci sono le rondini, esatto. Ecco, questo è il bar, questo io mi continuo a fermare perché secondo me è qualcosa di magico. Quindi facciamo i complimenti al gestore. A Massimo. Massimo, oggi è chiuso, no, nessun problema, ci mancherebbe altro. Vini, liquori e bar. Ho bevuto più di una notte il caffè qua, anche nell'epoca post-Covid, devo dire. Davvero bravo a essere rimasto qua. Bravo a te sindaco, grazie. Grazie. Credo grazie sia un bel orgoglio però avere una gioiellino così. Sì, certo, Massimo è importante per noi.
noi, per la nostra comunità, lo è sempre stato e lo sarà. Anzi, speriamo che vada avanti ancora. Grazie sindaco, grazie, e grazie anche al vice, grazie. È tutto da Sala Comacina.